Martina, io avevo tutto un altro percorso di studi parallelo, scientifico, universitario, e quindi sono proprio venuta con la necessità di trovare uno spazio per qualcosa che non riuscivo, era uno spazio che io non riuscivo più a dare autonomamente, a qualcosa che però per me era fondamentale che lo avesse. Forse anche una delle più belle è stata una passeggiata a piedi che abbiamo fatto dalla mostra di Boltanski in San Paolo con Marta Pastorino. Siamo arrivate con Marta Pastorino e poi siamo tornati indietro tutti da soli con un percorso da riscrivere. L'aula 3. Cioè, quando io entravo in aula 3, poteva essere successa qualunque cosa, poteva succedere qualunque cosa a lezione, io ero molto molto calma, cioè questo potere su di me è legno proprio di placarmi e di consentirmi davvero di avere spazio. Cioè, dentro di me, quando poi ero in aula 3, si apriva uno spazio di riflessione, di scrittura, di idee, di relazione, diverso da quello che si apriva in altri spazi. Quella di usare il corpo per scrivere, cioè di ricordarmi che si è anche corpo, che io sono anche corpo e che nello scrivere è una dimensione fondamentale. Quello è stato difficile, ma molto bello, molto gratificante. Ciò che nel silenzio non tace. Ho iniziato a scrivere questo libro nel 2015, ero qui in questa scuola. E ho iniziato senza saperlo in realtà, per fare degli esercizi che mi venivano chiesti in classe, i più svariati. A un certo punto mi sono resa conto che alcuni di questi personaggi che erano usa e getta in realtà rimanevano. È una cosa che ho imparato qua, e prevedere il fatto che gli altri possono dialogare poi e avere un effetto su quello che tu hai scritto è molto bello, credo che arricchisca molto il processo di scrittura in sé.